Ha una storia di quelle molto particolari, in cui a un certo punto arriva un fulmine a ciel sereno che gli bussa alla porta alle 4 di un mattino. E per lui è un mistero totale. Lui si chiama Marco Sorbara, sarà in collegamento con noi perché oggi la vita di nuovo gli ha fatto una sorpresa e non poteva essere presente, ma abbiamo pensato anche di collegare quest'ospite a uno degli ambiti di cui ci vogliamo occupare, che è l'educazione. Perché quanto sarebbe bello avere una materia a scuola come il perdono. Il perdono è un processo, dobbiamo impararlo. È qualcosa che porta dentro tanto movimento. E quindi chiamo qui con me Valeria Pompili, che è la responsabile del settore educazione della My Life Design ODV, e Francesca Macaddino, che è la referente per la Sicilia, anche lei si occupa di educazione. Vi lascio il microfono. Ciao Marco. Buon ascolto. Grazie a tutti per essere presenti oggi. Ci teniamo tanto a dedicare questo spazio ai ragazzi, perché è un modo proprio per esplorare anche attraverso le loro condivisioni, le loro parole, quello che è stato il processo del perdono. Però prima di tutto volevo salutare Marco, grazie per essere qui con noi questa mattina, poi ti passeremo la parola. Però prima di entrare nello spazio riservato a te e al dialogo con Valeria, vorremmo un po' riprendere dall'anno scorso. Anche l'anno scorso abbiamo dedicato questo spazio di apertura ai giovani, perché sentiamo proprio l'importanza di condividere il valore del perdono con loro. L'anno scorso abbiamo coinvolto delle scuole che hanno aderito alla nostra richiesta attraverso un contest che è nato per il desiderio di far vivere loro il valore del perdono dopo aver esplorato insieme attraverso un incontro con loro. Grazie a questo contest sono state prodotte delle opere che i ragazzi in quella giornata hanno reso visibili e hanno condiviso con tutti i partecipanti. E da quell'incontro poi è stata nominata la classe ambasciatore del perdono, cioè coloro che hanno dato voce e continueranno a dare voce al valore del perdono attraverso l'esperienza dei ragazzi, cioè la visione che ognuno di loro ha potuto sperimentare. E qui con noi oggi sono presenti i ragazzi dell'Istituto Pacifici De Magistris di Sezze, con la professoressa Egle Carlesimo e la professoressa Stefania Pagani, che hanno accompagnato questo viaggio e che chiamo ad essere qui presenti con noi, perché per condividere cos'è stato per loro viaggiare attraverso il perdono e per ricordare quello che loro hanno creato l'anno scorso. Loro hanno creato un'opera, era un corto che riportava una storia realmente accaduta ad una coppia di giovani, in particolare ad una ragazza che per gioco ha preso con leggerezza una specie di scommessa fatta con gli amici che avrebbero potuto fare una rapina senza avere poi delle conseguenze, e invece poi le conseguenze ci sono state. E hanno realizzato questo corto a cui hanno dato un nome bellissimo: Non è mai troppo tardi per ricominciare. E in breve ve lo descrivo. Hanno condiviso l'esperienza del perdono immergendosi in un fatto realmente accaduto. Nel contatto con la storia di coetanei, hanno fatto emergere come il processo del perdono, nelle sue fasi, si riconduce a uno stato di unione con se stessi e con ciò che si chiama amore. Non è mai tardi per ricominciare è stata un'opera che ha attraversato il dolore, quel dolore che ognuno di noi può incontrare nella propria vita, ma che si è ascoltato e donato può trasformare una ferita in una feritoia, da cui la vita, la luce, si fa dono. Attraverso il loro elaborato hanno lasciato un messaggio forte. Quando l'amore vi chiama, seguitelo,
benché le sue vie sono ardue e ripide. Noi allora li abbiamo nominati ambasciatori del perdono perché la loro opera è riuscita a donare una visione completa del perdono, dei suoi processi e dei doni che riesce a generare. Un messaggio che è arrivato al cuore di tutti in maniera semplice e profonda e che è stato di ispirazione per i ragazzi degli altri istituti con cui è stata condivisa la loro opera. E oggi siamo qui per dedicargli questo spazio, per ascoltare le loro condivisioni su quello che è stato il viaggio che si è concluso poi ai primi di quest'anno 2024 con la presenza poi di Valeria e con un laboratorio che è stato fatto nella loro scuola. E quindi per noi è importante proprio dare voce a loro. Grazie. Volevo fare un po' questo ponte, perché il perdono rappresenta anche un ponte, rappresenta qualcosa che ci porta verso noi stessi, è un cammino verso se stessi fondamentalmente. Si parte solitamente pensando di dover perdonare qualcosa o qualcuno, ma in realtà ciò a cui arriviamo è la natura essenziale del nostro essere, ed è per questo che abbiamo sentito che i ragazzi potevano fare da ponte con Marco, proprio perché non è mai troppo tardi per ricominciare, e ci tenevamo insomma che fossero loro in qualche modo ad aprire la strada Marco nella sua testimonianza di oggi. Ed è stato bellissimo incontrare questi ragazzi anche dopo quella giornata, perché siamo andati nella loro scuola grazie al lavoro che hanno fatto con Egle, che veramente si è resa disponibile a facilitare proprio questo processo di integrazione, e hanno scelto una tematica molto importante, visto che prima si parlava di dove stiamo andando, di dove stiamo arrivando come umanità. E allora quello che abbiamo fatto è stato un lavoro proprio sul relazionarci consapevolmente. Abbiamo parlato di intelligenza esistenziale e loro si sono immersi in loro stessi, hanno portato fuori una caratteristica che appartiene tanto al perdono, un qualcosa che è insito nel perdono, il coraggio, nel senso di cor habeo, avere cuore, sentire il proprio cuore, avere il coraggio di sentirlo e soprattutto entrare in quello che spesso non ci piace così tanto di noi. Quindi ora diamo per qualche istante la parola a loro, perché saranno loro a raccontarvi l'esperienza che hanno fatto, e così poi facciamo da ponte a Marco, che racconterà la sua esperienza. Prego. Il percorso che abbiamo fatto ci ha lasciato molto. Oltre ad essere stata un'esperienza bellissima, vederci per la prima volta attori di un cortometraggio, a livello morale ci ha fatto comprendere l'importanza del perdono. Il perdono è necessario per vivere in serenità e senza rancore. È la forma più alta d'amore che possiamo fare verso il prossimo e verso noi stessi. Perdonare significa andare oltre, non fermarsi alle apparenze, scavare interiormente e comprendere che siamo tutti uguali, umani, e sbagliare è umano. L'esperienza vissuta a San Magno mi ha segnato profondamente, soprattutto perché ho avuto la possibilità di riflettere su alcune tematiche molto importanti. Quella del perdono credo sia un'esperienza fondamentale per la crescita personale e individuale di ognuno, e mi ha fatto capire quanto l'atto del perdonare non sia scontato, ma rappresenti un'opportunità per andare avanti e liberarsi dall'odio e il rancore che sono distruttivi. Grazie a questa esperienza ho capito che perdonare significa donare per. Il dono è la cessione di una parte di se stessi, un concedere senza condizioni e senza contropartite. Il perdono è un atto di liberazione, è un vero e proprio processo di cambiamento che, nella sua dimensione costruttiva, ci porta a fare i conti con i nostri limiti, la nostra vulnerabilità e la nostra fragilità. Ed è per questo che spesso risulta essere così faticoso, perché per perdonare c'è bisogno di coraggio e di amore, per gli altri sicuramente, ma soprattutto per se stessi. Questo progetto ci ha insegnato come il perdono sia fondamentale per intessere relazioni sane. Prima di perdonare gli altri, però, dobbiamo perdonare noi stessi.
La prima relazione è infatti quella che si ha con la propria persona. Se non si accettano i propri difetti e i propri limiti, non si accetteranno mai quelli degli altri. Perdonare significa accettare l'altro e distinguere la persona dall'errore commesso, non dimenticare. Accettare il male ricevuto, non dimenticarlo. La parola ricordare significa riportare al cuore, quindi portare dentro di noi quell'esperienza e decidere come viverla, se nel rancore o nel perdono. È quindi ricordare il primo passo verso il perdono. Ringraziamo i ragazzi che fanno un po' questo passaggio di testimone, anche se quello che hanno creato rimarrà a disposizione di tutti gli altri ragazzi che vedremo e che incontreremo ancora nei dialoghi sul perdono. Quindi grazie per quello che avete donato, perché rimarrà a beneficio di tante altre persone. Grazie davvero e ringrazio Egle per la disponibilità, il cuore con la quale hai seguito, non so se posso dirlo, ma Egle poi andrà in pensione, quindi li ha accompagnati proprio fino alla fine, e abbiamo anche il passaggio di testimone con la professoressa che li accompagnerà, e quindi speriamo con loro di aprire questa scuola anche alla scuola gentile, a questa grande rete che ormai da qualche anno si è creata. Grazie ragazzi, e ora ci andiamo ad incontrare insieme a Marco, che è qui con noi e che racconterà la sua testimonianza. Volevo solo dire due cose su Marco, che la parola che ci ha portato nel titolo del suo intervento è resilienza, una parola che si sposa tanto con quello che accade e fiorisce anche attraverso il perdono. E quindi lasciamo la parola a Marco affinché possa condividere e donare a tutti noi la sua esperienza. Grazie Marco. Bene, beh, grazie a voi. Si sente bene? Solo per avere una conferma. Sì, ti sentiamo bene. Un ringraziamento. E ti vediamo benissimo. Bene, grazie. Dietro di me vedete Lunedì Sport, poi vi dirò il perché, perché lo sport è un pezzo importante della mia vita. Beh, prima di tutto ringrazio tutti, ringrazio Don Francesco Fiorillo, mi dispiace di non essere lì presente, Lumera, Cristina che mi ha dato la possibilità di partecipare, poi un ringraziamento particolare a Valeria, Francesca e a tutti voi ragazzi. Naturalmente quando parlo ai ragazzi parlo anche ai loro genitori, i docenti e i professori che avete vicino, e questo è il primo passaggio che faccio quando faccio gli incontri: grazie, perché forse dobbiamo riprendere anche un pochettino questa piccola parola che ci siamo dimenticati e molte volte diamo un po' tutto per scontato. Cercherò di spiegare un po' quello che mi è successo facendo una piccola premessa. Chi era Marco Solvara prima e naturalmente chi è Marco Solvara oggi. Come ho detto prima, ho un passato importante nello sport, ho giocato tantissimi anni hockey su ghiaccio, ho giocato in Serie A ed è stata una delle mie attività importanti. Ahimè, oggi mi dispiace di non essere lì presente da voi, perché sono a casa che ho avuto un brutto infortunio. Tra sci d'alpinismo, che è la mia vita, e l'hockey, sono caduto e mi sono purtroppo spaccato tibia e perone, e ne avrò per qualche mese. Per cui sono veramente rammaricato di non essere fisicamente, perché sicuramente le emozioni, le sensazioni che uno riesce a trasmettere e riesce più che altro a percepire da voi ragazzi di presenza è diverso che comunque attraverso un video. Però voi ragazzi siete più esperti di noi di parlare, di avere comunicazione attraverso un video. Io arrivo da una famiglia umile,
tantissimi sacrifici nella mia vita, ho lavorato, studiato, mi sono diplomato, laureato e poi dottore commercialista, ero revisore e a un certo punto nel 2010 ho fatto un'esperienza politica, arrivo dalla Valle d'Aosta, una piccola realtà, arrivando dal mondo sportivo volevo rappresentare un po' la mia comunità sportiva in ambito politico. Vengo eletto nel 2010, faccio subito l'assessore ai servizi sociali e alla sanità, nel 2015 sono il più votato dalla Valle, ricopro un ruolo a livello regionale, di assessorato tutto, la mia vita era bella, mi occupavo principalmente di ragazzi e anziani e in particolar modo adoro il mondo dei ragazzi, alleno, adesso beh, sono naturalmente momentaneamente fermo, alleno i ragazzini di Occhi su Ghiaccio, è una scelta che ho fatto dalla prima squadra a scendere i ragazzi perché penso di riuscire a trasmettere e ricevere tantissimo. In pratica cosa succede? Una mattina, il 23 gennaio 2019, alle 3:15 del mattino mi suona il citofono e sono i carabinieri. Io sono a casa con mia mamma quella mattina, il mio primo pensiero è i miei fratelli non erano in valle, e ho detto sì, ci sono i carabinieri, sicuramente è successo qualcosa a loro. Apro la porta, ahimè, vedendo i carabinieri mi sono subito reso conto che non erano per comunicare qualcosa ai miei fratelli, perché ti trovi una schiera di persone con passamontagna, pistole, militar, di tutto e di più, ti prendono, ti portano in cucina. Certo, quando io dico così ti prendono, loro sicuramente non hanno usato violenza, però per te che ti succede una cosa del genere è abbastanza pesante. Di colpo ti allontanano da tua madre, iniziano a perquisire tutta la casa e da lì pensi inizialmente che sia solo un sogno o sia uno scherzo, perché all'inizio ho iniziato a pensare che fosse qualcosa di assurdo, perché è un qualcosa che non mi apparteneva. A un certo punto mi prendono, aveva perquisito tutta la casa, mia madre che urlava, che diceva cosa sta succedendo, mi portano nella caserma dei carabinieri e da lì mi comunicano, beh, naturalmente in caserma, foto, impronte digitali e... Ah, faccio una premessa, in particolar modo ai ragazzi, anche ai genitori, a tutti voi, se volete farmi domande, se volete dialogare, per me è la cosa migliore, perché come ho detto l'altro giorno a un convegno, sono stato 909 giorni in silenzio, non voglio recuperare i 900 giorni oggi, per cui se no vi lascerei seduto troppo tempo. E allora inizia praticamente questo incubo, da lì tu sei convinto che finisca tutto, invece ti prendono e a un certo punto ti dicono ti portiamo in carcere. E io dico come in carcere ad Aosta? E loro dicono no, non in carcere ad Aosta, a Biella. E lì è il primo momento in cui mi rendo conto che sta succedendo qualcosa di pazzesco, di stravolgente. E poi mi comunicano l'accusa è fortissima, concorso esterno in un'associazione mafiosa, 'Ndrangheta. Io ho papà, avevo, non c'è più, papà calabrese che è partito dalla Calabria ed è venuto in Val d'Aosta, ha conosciuto mia madre e si è fermato in Valle d'Aosta, avevo creato tanti gemellaggi con la città calabrese tra Aosta e la Calabria, perché in Valle d'Aosta è pieno di immigrati calabresi, e mi portano in carcere e da lì inizia il mio incubo. Entro in una cella 4x2, quando sono di presenza prendo sempre un ragazzo, o dicevo prima Valeria e Francesca, se c'è la possibilità di fare davanti a voi, mettere 4 sedie e proprio contare 4x2. Ecco, quella è stata, ecco, se lo fate per i ragazzi è molto significativo. Ecco, io inizia così tutto, faccio 45 giorni di isolamento, di cui 33 giorni senza vedere la mia famiglia, senza televisione, senza radio, un letto in ferro cementato per terra, solo con l'acqua fredda. Le due volte che mi permettono di fare la doccia non potrò farla perché la doccia è bollentissima, la maniglia dell'acqua è messa sul regolatore bollentissimo, per cui non riesco neanche a avvicinarmi, riesco solo a fare dopo
una trentina di giorni una barba con una lametta che mi passa un detenuto. Per cui tu ti trovi di colpo lì dentro a capire cosa devi fare. I pensieri sono pazzeschi perché nella testa ti frulla di tutto di più e allora inizi a fare flessioni, inizi a pregare. I miei grandi pilastri in questa mia vicenda sono tre: la famiglia, la fede e lo sport. E poi inizi, racconto i mandarini, inizio, prendi i mandarini, li sbucci lentamente, conti gli spicchi, conti i noccioli, cerchi di memorizzare ogni mandarino, ogni nocciolo, in modo che il lunedì, quando ti arrivano i nuovi mandarini, prima di aprirli, io adoro i numeri, adoro la matematica, cerchi di pensare, ecco, a livello statistico, la settimana scorsa ho aperto 27 mandarini, c'erano X noccioli, cerchi di fare dei calcoli e apri nuovamente il mandarino, lo sbucci e vedi se le tue previsioni si avvicinano. E questo è, cerchi proprio di passare le giornate. Dopo 33 giorni vedo per la prima volta mia madre con le manette, perché non mi si permette di avvicinarmi a mia mamma. Nel frattempo mi danno le 850 pagine della mia ordinanza, ecco, quella è la mia unica lettura, e inizio a leggere e non c'è veramente niente di niente. Dopo 45 giorni comunque vengo preso e vengo messo coi detenuti comuni, convinto di uscire, e invece ahimè vengo messo in questo carcere sperimentale dove le celle sono aperte dalle 8 del mattino alle 20, siamo circa 97 persone, tra cui un'ottantina stranieri e una decina di italiani, e tu sei tutto il giorno che vai, cerchi di andare avanti e indietro su questo corridoio, e poi dalle 20 di sera alle 8 del mattino vieni chiuso sempre in questa cella a 4 passi per 2. La cella è veramente 4 passi per 2, ragazzi, è un po' come il vostro piccolo bagno in cui dentro però non avete lo specchio, non avete i vostri profumi, non avete nulla, e ripasso lì tutto un altro percorso, un'altra vita, dove hai a che fare con il mio primo grande compagno di tutto quel periodo, è la paura. La paura perché dici, com'è possibile che mi sia successo tutto questo, quando penso, metti anche in dubbio in quel momento, di essermi comportato bene, di essere stata una brava persona. E però lì ti viene messo in discussione tutto. Hai a che fare con persone con cui hai un leggero dialogo e con persone con cui non hai nessun tipo di dialogo. Ho condiviso la cella con persone miei coetanei che avevano all'incirca 27 anni di carcere, ho condiviso con persone che avevano fatto di tutto e di più nella loro vita, e di conseguenza tu rappresenti per loro un qualcosa che in parte loro hanno odiato, e con loro non c'è dialogo, c'è altro. Questo lo dico sempre ai ragazzi, a molte volte anche se è duro, perché quando si parla di carcere mi è capitato alcune volte entrare nelle classi e qualche ragazzino dire ma il carcere è figo, scusate il termine, ho utilizzato proprio il termine che mi hanno detto i ragazzi, e i ragazzi dicono no ragazzi, il carcere non è quello, il carcere è un qualcosa che in televisione non viene rappresentato e non viene neanche rappresentato in maniera corretta. Il carcere è un qualcosa che quando entri, che tu possa entrare da innocente o da colpevole, ce l'avrai tatuato fisicamente sul corpo, nella mente e nello spirito. Quello non te lo togli più via, ma come non ti togli più via gli odori. Io dopo 909 giorni, quando sono finalmente uscito, quando la Corte d'Appello di Torino mi ha detto che il fatto non sussiste, che ero innocente, io da quel giorno ancora oggi mi capita molte volte la notte di svegliarmi, dovermi fare la doccia perché sento gli odori, le puzze, è tremendo, è un qualcosa che non riesci a togliere via. Comunque, carcere, udienza di primo grado ad Aosta, convinti tutti di essere libero, 103 testimoni, tutti hanno detto delle gran belle parole su di me, convinto di essere libero. Avevo già preparato lo zaino perché 2 anni prima avevo fatto tutto il cammino di Santiago e avevo voglia di ripercorrerlo di nuovo.
questa volta con i miei ragazzi dell'hockey. Ahimè, sentenza di primo grado ad Aosta, mi danno 10 anni di carcere. Ecco, lì è la prima volta che dal carcere a casa mia mi è frullato di tutto di più, anche le cose più brutte, perché ti trovi a 50 anni con una condanna del genere e sai di non aver fatto nulla, però dici ok, ma la mia vita è finita, la mia vita è rovinata, pensi ai tuoi fratelli, pensi a tua mamma, pensi a tuo papà che ha fatto una vita veramente di sacrifici e ha sempre cercato di trasmetterci i lavori, i valori di legalità, di rispetto. Per noi, poi arrivo dal mondo sportivo, chi fa sport sa che lo sport è etica e comportamento e devi il rispetto dell'avversario, il fatto di vincere ma poi anche perdere e il fatto che comunque deve avere la meritocrazia, e tutto arriva dalla scuola. In più ho avuto la fortuna di aver fatto tutto un percorso da ragazzino con la chiesa che era vicino a me, con l'oratorio. Io sono quella generazione che è cresciuto nell'oratorio, giocavamo calcio balilla, flipper, e avevamo Don Guerrino che era nostro parroco che ci raccontava le barzellette di Pierino, ma era lo stesso quello che ci ha insegnato a fare gruppo e rispetto anche in particolar modo degli anziani e degli adulti. Per cui devo dire che quella condanna di primo grado è stata devastante. Da lì però non molli, perché tu sai di essere innocente e combatti e alla fine, dopo 909 giorni, la Corte d'Appello di Torino mi assolve in formula piena. C'è un ricorso di nuovo in Cassazione, che la Cassazione conferma la mia assoluzione, in più, tra virgolette, una piccola soddisfazione in cui il giudice di quel giorno chiede scusa e dice: Sorbara, mi auguro che lei continui ad avere fiducia nelle istituzioni. E da lì inizia il nuovo percorso, da lì inizia la nuova vita. Inizialmente pensi di sparire, perché il mio primo pensiero è sparisco, vado, chissà la gente di Aosta cosa pensa, perché tu non hai contatto con loro, sei stato proprio fuori, sei stato nel mondo del carcere. Come dicevo prima, il carcere è un altro mondo, il carcere ha le sue regole, il carcere... Molte volte sentivo prima parlare Don Francesco Fiorillo sulle parole, ed è vero, le parole fanno male, le parole una volta che escono dalla bocca non ritornano più indietro, le parole ti rimangono in testa. E dico sempre ai ragazzi, ricordatevi che oggi io ho sofferto di più delle parole che mi hanno detto alcune persone con cui avevo buoni rapporti, pensavo fossero degli amici, che le botte che ho preso in carcere. Le botte che ho preso in carcere le ho dimenticate, una volta che passa il livido passa. Anzi, capisci perché probabilmente una persona che è stata meno fortunata di te, che ha fatto un certo percorso, parli con le botte, parli con i pugni invece con la parola. E lì è stato il mio primo passaggio sul perdono. Allora, mi ero scritto tutta una serie di cose e poi dopo aver parlato con Valeria e Francesca ho detto no, non seguo nessuna traccia di fronte a me ai ragazzi. Penso che ai ragazzi la cosa più importante sia provare, o spero di riuscire a far percepire ai ragazzi delle emozioni, a riuscire a far sì che quello che oggi possono ascoltare da me entri nella loro valigetta degli attrezzi, che è quella valigetta degli attrezzi che dico ai ragazzi che devono riempire per riuscire a affrontare la vita, e ogni volta che trovano una piccola difficoltà, piccola o grande che sia, abbiano gli strumenti per superare. Alla fine no, gli strumenti sono i propri genitori, sono i valori che gli hanno trasmesso, magari anche piccole testimonianze con le mie, il parroco, amici, i professori, un ruolo fondamentale. I professori, avete un dono, chi fa bene il professore, un po' come l'allenatore. E lì è stato il mio primo, ripensavo proprio stanotte, è stato il mio primo forse passaggio al perdono, perché quel giorno in cella, dove ho preso tante botte, avevo tantissimo rancore, avevo cattiveria, poi arrivo dal mondo dell'hockey, ho fatto box, ho fatto arti marziali, per cui avrei potuto difendermi e non mi sono difeso, perché lì poi oltretutto ero dimagrito 25 kg, sono entrato in carcere che pesavo 84 kg, sono uscito che ne pesavo a malapena 60,
Per cui, perché lì ti passa la voglia di mangiare, ti passa la testa, è concentrata nel dimostrare che sei innocente e lavori con i tuoi avvocati, tra cui uno degli avvocati è anche mio fratello, che mi è stato vicino in maniera meravigliosa. Infatti ringrazio tutti gli avvocati, tutte le persone che mi sono state vicino. Per cui il primo passaggio, che poi l'ho metabolizzato dopo del perdono, è stato col mio amico di cella, perché poi è diventato un amico, perché ho iniziato a dialogare con lui, ho iniziato a parlare, perché bisogna parlare e bisogna capire, bisogna sempre mettersi perché lui si è comportato così con me. Ha iniziato a raccontarmi la sua storia, 14 anni violentato, abbiamo ucciso la famiglia, di tutto di più, e poi da lì lui ha iniziato a delinquere, perché non ha mai avuto nessuna possibilità. Lui, nel momento in cui è entrato in carcere, poi a 15 anni, per la società lui era un delinquente, per cui ogni volta che usciva gli unici amici che aveva erano quelli che comunque non lo portavano sulla retta via. Per cui lui alla fine, questa persona aveva 55 anni, aveva fatto all'incirca 25 anni di carcere, per cui in quel momento ho giustificato il suo comportamento, perché mi sono messo nei suoi panni e ho detto: beh Marco, se tu fossi nato nel suo contesto, fosse successo tutto quello che è successo a lui, forse avrei fatto di peggio. E lì è stata la prima volta che sono riuscito a mettere da parte il rancore. Sono stato fortunato, perché il mio rosario che avevo in mano, che grazie a questa persona mi aveva permesso di tenerlo in carcere, perché in carcere nel momento in cui entri ti spogliano completamente, sei completamente nudo, ti tolgono braccialetti, collane, orologi, ti fanno il controllo davanti e dietro, perdi tutto tutto. Questa persona qua invece, sapendo della mia fede, mi aveva procurato un piccolo rosario, e da lì ho iniziato a dialogare con lui, siamo diventati amici, e non so cosa sia successo, ma io ho dimenticato quello che lui mi aveva fatto, tant'è stato bello, perché lui aveva un'amica in Francia, e allora ho iniziato a scrivergli poesie e lettere in amore in francese. Io arrivo a Valle d'Aosta, noi siamo bilingue. Tutto questo, esco dal carcere, finisce il mio primo incubo, e da lì ho deciso di andare in giro a parlare nelle scuole, perché penso che se mi sia successo questo ci sia un perché. Il perché ho iniziato a capirlo nel momento in cui ho iniziato a dialogare con i ragazzi, ho iniziato a dialogare con i genitori, ho iniziato a lavorare anche con comunità dove ci sono ragazzi che hanno dei problemi, perché poi alla fine la mia cella, quel 4x2, è una cella che io la identifico come una gabbia. Ognuno di noi ha una gabbia, e chi ce l'ha magari a livello sentimentale, chi ce l'ha a livello economico, chi ce l'ha all'interno di un contesto familiare e relazionale, chi ce l'ha lo stesso ragazzo che magari per lui il brutto voto, aver chiuso una piccola relazione, aver bisticciato con un amico, in quel momento è il momento più di difficoltà che ti capita nella vita, e allora in quel momento la testa ti porta a spaziare e magari a pensare anche cose brutte. Allora dico ai ragazzi, dico: no, fermatevi, perché credetemi, ogni esperienza forte, come può essere la mia, penso che sia un'esperienza abbastanza forte, però dall'altra parte ti dà un qualcosa di unico, ti dà un'emozione unica. Faccio un piccolo esempio: appena sono uscito, ahimè, questo mio incidente è dovuto anche a quello, ho iniziato ad andare in montagna. Mi capita di appoggiarmi su una pianta, ho messo proprio la mano così sulla pianta e c'era della resina. E penso mi fosse successo prima, mi arrabbiavo perché la resina è tremendamente appiccicosa, non riesci più con la bacchetta, con le racchette a camminare. Invece mi ricordo sempre che ho preso e ho sentito l'odore della resina. Io ho camminato tutto il giorno con quel profumo, con quell'odore. Io ancora oggi, quando ci conosceremo di persona, se dovesse piovere e vedete un matto che cammina sotto la pioggia senza ombrello, sono io, perché io adoro sentire sopra di me la pioggia, adoro sentire il vento. Io per 900 giorni non ho avuto la possibilità di mettermi sotto il sole, non ho toccato il mare, non vedevo poco le mie montagne. Allora oggi
tutte queste emozioni e sensazioni sono uniche, le assaporo. E un mese e mezzo fa sono caduto, mi sono spaccato tibia e perone, però oggi dico va bene, mi è capitato, però non vedo l'ora di rimettermi in forma per riprendere e ricamminare, riassaporare la bellezza del camminare. Prima che mi suggerisse tutto questo c'è la ricerca di tantissime cose, di miracoli, ma oggi io mi fermo e sono cerchiato da miracoli. Io sto parlando con voi, di fronte a me ho il Monte Milius e la Becca di Nona, sono due montagne meravigliose di 3000 metri dove in cima c'è la neve e dove camminare in questi boschi è unico, la mattina ti svegli con questo sole. Oggi giro per Aosta, le persone, i miei anziani mi vogliono un bene nell'anima, per cui ho riscoperto tutta una serie di emozioni. Ma da quand'è che ho iniziato a scoprire queste emozioni? Nel momento in cui ho avuto la fortuna, ringrazio il buon Dio, ringrazio allo sport, qua i miei amici di Atleta Matera, il nostro sponsor della squadra, che mi hanno fatto capire che il rancore non porta a nulla. L'odio, la cattiveria, le risse, hai solo un risultato. Ti porta odio, ti porta cattiveria e ti porta risse. Se tu hai un briciolo di amore o se provi a giustificare, poi il perdono sono arrivato dopo, a giustificare la persona che è di fronte a te di quello che ha fatto, massimo non serve a nulla, ma in ogni caso è un'opportunità in più di che cosa? Di fare amicizia. Ed è questo, è quello che oggi mi ha portato a perdonare chi ha sbagliato, perché oggi oggettivamente a livello giuridico il mio caso verrà riproposto anche giovedì prossimo al Salone del Libro, caso che viene associato a Enzo Tortora, che è uguale, noi abbiamo avuto lo stesso percorso, una condanna di primo grado, carcere, assoluzione. Ma parlando con la famiglia di Enzo Tortora, lui purtroppo 2 anni dopo se n'è andato via, e io penso che perché tieni dentro il rancore, tieni dentro la cattiveria. Invece oggi io mi reputo fortunato, ma non perché sono fortunato, perché dico a voi che penso di essere pazzo, tutt'altro, non sono mai stato lucido come oggi, perché il trovarsi una persona che davanti a te ha rancore e cattiveria e tu riesci a parlarci, tu riesci a trasmettere, riesci a dire quant'è fortunato e quanto a me la fede mi abbia aiutato, e vedi che in lui cambia qualcosa, l'emozione è bellissima perché ti ha allontanato dentro di me quella bestia che c'è in ognuno di noi. Ognuno di noi ha una parte buona e una parte cattiva, dipende da te quello che vuoi alimentare di più. E padre Guerrino mi raccontava sempre che diceva: Marco, dipende cosa vuoi dalla tua vita. La vita alla fine sei tu che la decidi, poi è il buon Dio che ci mette davanti delle prove, e io penso che se ce le mette davanti perché sia in grado di superarle, ed è questo che oggi sto cercando di fare. Io oggi spero anche di avervi magari trasmesso un qualcosa. Non ho nessuna ambizione, non voglio cambiare il mondo, non voglio sicuramente, non sono io. Anzi, io l'unica cosa che ricordo e dico ogni volta è che io sono veramente fortunato. Credetemi, provate a fermarvi voi ragazzi ogni tanto e assaporare, ascoltare dei vostri amici, assaporare la bellezza di poter camminare, la bellezza di poter mangiare, la possibilità di poter frequentare delle scuole. E da quello che ho visto e ho letto il vostro progetto, e se avete scritto quelle cose, ragazzi, e se avete fatto quel percorso, è perché avete intorno a voi degli adulti di riferimento che sono veramente importanti, sono adulti di riferimento che vi hanno trasmesso un qualcosa di importante. Allora voi ragazzi il passaggio che dovete fare è dire grazie sicuramente a queste persone e non aver paura che nei momenti di difficoltà andiate a chiedere aiuto. E chiedere aiuto è la cosa più bella, perché sai che hai qualcuno vicino. Per cui quando all'inizio ho ringraziato i vostri professori e ringrazio
tuttora i vostri genitori. Ringrazio anche Don Francesco, come Daniel, chiunque ha organizzato questo evento, questa giornata del perdono, perché i ragazzi hanno bisogno di capire, i ragazzi hanno bisogno di esempi, i ragazzi vogliono, sono delle spugne. Non è vero che i ragazzi non ascoltano, non è vero che i ragazzi non sono preparati. Sicuramente stanno vivendo un momento particolare, sicuramente questo strumentino qua non li sta aiutando, ma i ragazzi hanno una voglia di amare, sono dentro di loro, sta a noi mettere cose belle. Allora sapere che la strada del perdono esiste e ti fa vivere la vita in maniera diversa è fantastica. Io non ritornerei, non cambierei una virgola di quello che mi è successo, perché oggi ad esempio sono dispiaciuto di essere lì, non perché mi sono fatto male alla gamba, perché avrei voluto vedervi di persona, avrei voluto magari dirvi ogni tanto magari mettete da parte il cellulare invece che mandare TVB a un'amica o un amico, diteglielo di persona, vivete le emozioni, vivete le sensazioni e siate felici, perché ve lo meritate e lo dovete. Per cui questa è la storia che grazie, che racconto, che è una storia per me molto importante e spero che possa servire a qualcuno. Non so se lo senti, ma c'è un grande applauso. Vorrei poi magari chiedere ai ragazzi, Marco, se hanno delle domande per te. Intanto, quando ascolto e ascoltando le tue parole, sono apparsi degli elementi molto importanti in quello che dicevi. Uno di questi è veramente la capacità di lasciare andare, no? Quell'esperienza, che non significa cancellarla, ma far sì che quell'esperienza diventi poi dono, che è l'essenza del perdono che stiamo vedendo insieme. Spesso quando ci capita, insomma, ho un'esperienza come educatrice in comunità per minori, tutti questi anni con l'AUDV nelle scuole, tanti incontri con i ragazzi, quando parliamo di perdono all'inizio sembra un po' una parola come a dire ah no, non me lo chiedere neanche di perdonare qualcuno. E quindi quello che abbiamo incontrato è stato spesso l'idea che perdonare qualcuno volesse dire in qualche modo giustificare quello che l'altro aveva fatto, no? E quindi subito c'era in qualche modo una sorta di barriera all'opportunità di donare. E spesso abbiamo riscontrato una grande ferita da ingiustizia che magari si vive nelle relazioni quotidiane, eccetera. Volevo chiederti, visto che sicuramente se la guardiamo in termini un po', come dire, letterali, la possiamo definire un'ingiustizia, no? Quella che hai vissuto da un punto di vista più nell'ambito giuridico, però da un punto di vista umano, questo aspetto, che cosa è stato il passaggio che ha permesso di trasformare quel rancore? Perché io immagino che un po' prima ci sia stato un passaggio attraverso magari un momento di rabbia e un momento anche di ribellione a quello che stavi vivendo. Qual è stato, che cosa ti ha portato a percorrere un ponte che sicuramente possiamo definire un ponte di consapevolezza e arrivare ad una strada che ha detto ok, io tutto questo non lo voglio trattenere, lo voglio mettere poi a dono e a servizio degli altri? Sì, beh, grazie, veramente. Beh, prima cosa che voglio dire, prima di rispondere alla tua domanda, che vorrei a settembre, penso che adesso non sarà possibile, venire, e mi renderò disponibile, venire a parlare di persona ai ragazzi, per cui è una promessa. Avrò proprio, spero di avere questa occasione, per cui vi chiedo a voi se ci sarà la possibilità, verrò molto volentieri, perché ho letto il vostro progetto e mi ha colpito tantissimo. Sì, come hai detto tu, all'inizio la bestia in me era grande, era ancora, sai, tu hai tutto, pensavo di avere tutto dalla vita, perché io prima di essere arrestato
non mi mancava nulla, è vero, ho fatto tantissimi sacrifici, lavoravo, studiavo, sono partito a fare le pulizie nelle case, ho fatto lavapiatti, tutto per poi arrivare ad avere uno studio importante, avere un ruolo politico, per cui non mi mancava nulla. Primo passaggio è stato che una volta che sono uscito ho iniziato a isolarmi. Io sono una persona che non sto mai da solo e da quello che avete capito mi piace anche parlare. Ho iniziato a riflettere e ho iniziato a dire, ma quando ero in isolamento cos'è che mi mancava? In isolamento non mi mancava nulla di tutte le cose belle materiali che avevo, nulla. L'unica cosa che mi è mancato in quei giorni era poter abbracciare mia mamma, poter vedere i miei fratelli, il fatto che magari le persone che erano intorno a me avrebbero potuto cambiare idea, per cui non c'era nulla di materiale. E lì ho iniziato a fare i primi ragionamenti. Poi nulla toglie che è importante anche affermarsi, fare, ma sicuramente però devi sempre farlo con una certa, chiamiamola etica, un certo comportamento, anche perché, ragazzi, credetemi, il fatto di essermi comportato bene mi ha permesso di fare solo 900 giorni di carcere, perché se nel mio passato avessi avuto qualcosa o non mi fossi comportato benissimo, a me hanno controllato tutto nella mia vita, tutto. Beh, non ho neanche raccontato il fatto che con la condanna di primo grado mi hanno bloccato le banche, mi hanno tolto, pignorato casa, di tutto di più. A oggi ancora mia mamma ha un quinto della pensione bloccata perché la burocrazia è un po' lunga, ancora oggi non posso avere un mutuo, un fido perché non ho 4 anni di dichiarazione dei redditi, l'ordine dei commercialisti non mi faceva iscrivere di nuovo all'ordine dei commercialisti perché non avevo i crediti formativi. Ho voluto ricordare alla commissione che non avevo i crediti formativi perché dal carcere non potevo farli. È buffo, però è così. E fermo amministrativo la macchina e tutto. Per cui esci, avevo tanto rancore. Sì, beh, non puoi non avere rancore, sarei bugiardo. Però ho visto che tutto questo mi dilaniava, non mi portava a nulla. E poi è capitato che a un incontro Don Attanasio, chiesa di Santa Giulia a Torino, un quartiere particolare, lui e Don Albino sono i due parroci che mi sono sempre stati vicino. Don Albino è un parroco con cui nel quartiere Cogne, quartiere un po' particolare di Aosta, aiutavamo i ragazzi, andavamo a spalare la neve con i ragazzi migranti, ci vestivamo da Winnie the Pooh, da Babbo Natale, abbiamo fatto tantissime cose, per cui con queste persone mi sono stati vicino e ho iniziato a riprendere e a parlare con anziani o con mamme che avevano perso figli o con ragazzi che uscivano da momenti di difficoltà. Ma tutto questo è successo nell'arco di 10 giorni e lì mi sono reso conto che alla fine avevo il bene più prezioso ancora, che era la vita. 2, mentre parlavo con i ragazzi, i miei ragazzini dell'hockey, mi rendevo conto che loro non erano consapevoli della fortuna che avevano intorno a sé, il fatto di poter il papà o la mamma che li portavano a mangiare il gelato, il fatto che gli potessero permettere di fare uno sport come l'hockey su ghiaccio, che è abbastanza caro, perché ricordatevi che una divisa da hockey costa circa 1.500 euro, ma anche lo stesso nuoto, che ti devi solo comprare un costume, però ti permette di andare. E dall'altra parte ho avuto compagni di vacanze dove tutto questo loro non gli era permesso perché sono nati in un contesto diverso. Da lì sono stato una settimana quasi in ritiro in questo monastero che c'è su Ad Aosta e lì mi sono ricordato come anche in carcere la preghiera mi dava serenità, mi dava sollievo, e più leggi le scritture e più ti rendi conto che gira, rigira e alla fine è il perdono, ma non quel perdono come ho sentito prima di Don Francesco Fiorillo, non è quel perdono da scappare, quel perdono da non portare giustizia. Io ho combatto tuttora perché voglio riprendermi a pieno la mia vita. Non so se ritornerò a fare politica, di sicuro oggi non voglio fare commercialista perché voglio girare nelle scuole, nelle carceri, in tutto quello che è disagio giovanile. E da lì
e veramente è scattato un qualcosa dentro di me che mi ha dato proprio una, non vorrei essere blasfemo, ma una luce, e mi ha allontanato sempre di più quella bestia che era dentro di me. E nel momento in cui ho ripreso gli atti, ho iniziato a discutere anche con dei giudici o dei carabinieri, che poi sono solo due giudici, sono solo due carabinieri e solo un agente di custodia cautelare, che con me non si sono comportati benissimo, il resto no. Io oggi credo nella giustizia, ragazzi, rispettate la giustizia, rispettate le forze dell'ordine, perché voi oggi girate per la città e grazie a loro potete girare tranquillamente e serenamente. E però mi sono soffermato e ho detto: ma perché io devo avere ancora nei confronti di queste persone che hanno oggettivamente sbagliato? Perché hanno sbagliato. Ma se io continuo a viaggiare con quel rancore, dove vado a finire? Da nessuna parte. E da lì questo perdono, con la voglia anche di dimostrare la mia innocenza, mi ha cambiato qualcosa. Non c'è proprio un perché, è un'emozione, una sensazione. Non devi ricercarlo il perdono ti arriva, però vi garantisco che è la cosa migliore. L'esempio è, da ragazzino, e succede anche a voi, sei lì in compagnia, ci può essere sempre il bullo, ci può essere sempre quello più che pensa di essere più intelligente, che usa la forza. Invece ricordatevi che chi usa la forza è sempre il coniglio, il codardo, è il più debole. Che arriva, magari ti dà una spinta, hai due possibilità: o reagisci oppure sorridi. Non passi da coniglio, tutt'altro, sei veramente forte, perché vedi che cambia anche dall'altra parte. Perché se tu reagisci e dai anche tu la spinta, cosa cambia? Che succede la rissa? E a me è la stessa cosa. Se io fossi uscito e il messaggio era: e la giustizia ha sbagliato, i carabinieri sono comportati male, la gente custodia cautelare, cosa avrebbe portato? A niente. Anzi, avrebbe solo fomentato un qualcosa che non è giusto, perché poi alla fine la magistratura, con me, si è comportata bene, non sono due persone. E questo è il messaggio che voglio dire: è la persona che fa la differenza, è il professore che fa la differenza, è l'allenatore che fa la differenza, è il giocatore che fa la differenza, tu studente, tu ragazzo che fai la differenza. Devi avere la consapevolezza del tuo ruolo, e se lo fai con amore, lo fai con serenità, lo fai col sorriso e con la passione, è impagabile. Io faccio l'esempio sportivo: ho giocato in Serie A, ho conosciuto tantissimi campioni. Si diventa campioni solo in due modi: o hai fame o se sogni. Ragazzi, voi oggi fame non ce l'avete, non ce l'avete, e dovete sognare, e il sogno lo raggiungi solo con la passione e con l'amore. Allora, se noi adulti di riferimento portiamo loro rancore, portiamo voglia di scorrettezza, che esempio diamo ai ragazzi? Ed è questo che dobbiamo fare la differenza. Io veramente, grazie della domanda che mi hai fatto, ma è vero, io vivo bene, io vivo sereno, sono dispiaciuto di non essere lì con voi lì fisicamente, però poi alla fine sono qua, domani girerò Aosta con la sedia a rotelle assieme al mio amico della Disval, che è un disabile, un ragazzo con cui giro nelle scuole, che a 20 anni ha avuto un incidente sulla sedia a rotelle, dove comunicherò al sindaco della città che tutti possono essere disabili per un periodo, per cui forse dobbiamo fare qualche sali e scendi dei marciapiedi fatti un po' meglio. Per cui vedete che alla fine questa mia esperienza anche di disabile per un periodo è un qualcosa importante, un percorso di mala giustizia nel mio percorso, qualcosa che può succedere a tutti, ma dovete superarlo, e non potete che superarlo con l'amore e con la serenità. Con l'odio non combinate nulla. Grazie Marco. Grazie a voi che siete lì ad ascoltarmi. Spero di non essere prolisso, noioso, e di non dare, probabilmente darò qualcosa. Le parole che dico sono forse anche scontate, le conosciamo tutte, però è proprio il fatto che siano scontate che sono dentro di noi, ed è il fatto che voi siate lì e possiate dedicare del tempo a me, ai vostri figli e ai vostri alunni, vuol dire che siete delle persone speciali.
Grazie Marco. Sai, si dice sempre che la vita insegna, però è anche vero che se non siamo presenti a quell'insegnamento la storia si ripete costantemente finché probabilmente non impariamo. E io credo che quando si ha la capacità di, cioè, o meglio ancora, che il perdono dà proprio questa possibilità, la possibilità di essere presenti a se stessi mentre si vive qualsiasi esperienza di vita e quindi puoi trasformarla così come ci hai raccontato dall'inizio con i tuoi 909 giorni in carcere, ma anche con quello che stai vivendo in questo momento che magari può dare, come dire, una spinta al miglioramento magari di inclusività all'interno di una città. Chiedo ai ragazzi se hanno una domanda per te, ma a chiunque anche dei presenti, perché come abbiamo detto dall'inizio questo è qualcosa che riguarda tutti noi, forse in questo momento lo stiamo dedicando di più a loro come focus, però credo che tutti siamo degli influencer per i ragazzi, quindi i primi dobbiamo essere noi a perdonare. Ragazzi, avete delle domande? No? Qualsiasi tipo di domanda, quello che vi frulla nella testa, non vi interrogo, anzi... Eppure... Se no ve ne farò troppe poi quando verrò di persona. Oppure chiedo al ragazzo che c'è in ognuno di noi, se qualcuno, ad altri ragazzi interiori, se ci sono delle domande, ragazzi o comunque anche persone, perché credo che ognuno di noi nel suo viva a volte delle ingiustizie. Se no facciamo un passo in avanti, o meglio indentro. Ok. E allora Marco, forse è arrivato il momento di fare un passo indentro. E allora, visto che tu sei stato dentro e visto che poi anche nel pomeriggio sarai parte dell'area giustizia in cui sicuramente parleremo e tratteremo questa tematica, facciamo un po' da ponte a quello che poi anche nel pomeriggio ci sarà. Una delle cose che portiamo e che ci chiediamo è, ok, come posso perdonare, come attivare un processo di perdono? E ormai da diversi anni, dal 2008, è stata istituita una scuola internazionale del perdono. E Daniel ha creato, ha generato quello che noi chiamiamo degli strumenti, ma degli strumenti che ci permettono di attivare un processo di perdono. Perché come dicevamo prima, è vero che la vita insegna, è vero che ci sono delle cose che arrivano e verso le quali ci relazioniamo e che ci aiutano e ci sostengono in questo. Ci aiutano, come dire, ad avere consapevolezza e ritornare ad uno stato di consapevolezza attraverso quelle esperienze. Però è anche vero che noi abbiamo a disposizione ogni istante di vita. Come spesso dico e condivido anche con i ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, il perdono è qualcosa che sta accadendo anche in questo stesso istante. Perché attraverso l'ascolto, attraverso la mia presenza, attraverso le parole, attraverso lo sguardo, come dicevi anche tu prima, no? Che hai detto... tu incontri delle persone, cioè è lì che avviene, è nella relazione stessa. Il perdono è un processo di dono costante e continuo, è che a volte è inconsapevole e a volte invece è consapevole. E quando è che la vita insegna? Quando questo incontro diviene qualcosa di consapevole. E allora a volte degli strumenti, così come li abbiamo vissuti coi ragazzi, possono aiutarci a fare questo passaggio. Marco ci ha parlato di gabbie. Ci ha parlato di gabbie, di credo il carcere interiore che ognuno di noi spesso vive, perché anche se non siamo dentro esattamente questo riquadro che abbiamo ricreato qui davanti, questo riquadro spesso confina le nostre emozioni, confina i nostri pensieri, confina delle sensazioni fisiche e più noi andiamo a confinarle, più si genera quello che Marco ha definito prima, quello che chiamiamo rancore. Perché confinandolo lì diventa qualcosa che poi man mano va a morire. E allora invece il perdono ci dà la possibilità di dargli vita. Quindi ora vi chiedo solo di fare questo e poi ci avviamo verso la conclusione di questa prima parte di giornata. E Marco, rimani con noi perché poi vorrei che ci salutassi tu. Vi chiedo semplicemente di chiudere un istante gli occhi. E attraverso questo semplicemente fare un passo indentro. Per essere presenti a tutto ciò che si manifesta nel vostro essere.
Inizia semplicemente a sentire di essere presente in questo istante. Inizia a sentire che sei presente ora, in questo luogo, in questo istante, nel tuo corpo. Tu sei quella presenza che abita questo luogo, che abita il corpo, che abita il tuo respiro. E permettiti di sentire. E inizia a sentire che cosa si sta manifestando in questo istante in te. Siano essi pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, rumori. Dove va la tua attenzione? Ed ora, da questo stato di presenza, ti chiedo di ricordare un momento, una persona, che genera in te una sensazione, sia essa piacevole o spiacevole. Qualcosa che magari è rimasto lì, un amore trattenuto, una rabbia trattenuta, un dolore, una paura, una gioia trattenuta, ingabbiata. Sentila ora, in questo istante. E permettiti di donare ciò che è rimasto ingabbiato. Appoggia lentamente una mano sul tuo cuore. Con la parte di te essenziale, con il centro del tuo essere, e apriti al perdono. E sussurra queste parole verso quella parte ingabbiata e digli: io ti perdono, io ti perdono, io ti perdono. E liberala. Liberala completamente, totalmente. Ed ora digli: perdonami, perdonami perché ti ho tenuto lì. Perdonami perché con te è morta una parte di me, è rimasta ingabbiata una parte di me. Ed ora digli grazie. Grazie perché attraverso di te mi riconosco, mi accolgo e mi accetto così come sono. E ora digli: ti libero e ti lascio andare. E inspira profondamente e apri le tue mani, ed espirando dalla bocca, liberala completamente. E inspirando profondamente, apri i tuoi occhi.
Prima di salutarci, un giorno una giornalista in una delle scuole gentili mi ha chiesto: quando guardi i ragazzi che cosa vedi? E io ho detto: dipende da chi li guarda. Se li guarda l'educatrice, la pedagogista, che seguiva sempre il manuale della buona educatrice, vede sicuramente tutto quello che riguarda, no, l'ambito dell'educazione, la loro espressione, come stanno nel mondo, ma da educatrice per me il perdono è stato qualcosa che mi ha permesso di andare verso me stessa grazie alla relazione con loro. Perché anche loro portano delle parti che a volte non sono piacevoli per noi. Quindi il mio invito come adulti è di far sì che divengano dei maestri e che tutto quello che si sente in relazione a quello che muovono in noi possa essere donato. Perché per me è stato molto importante questo. Con loro in classe abbiamo condiviso un aspetto che anche Marco ha portato in evidenza, perché se ho capito bene, Marco, una delle cose che hai detto è che quello che è accaduto è che tu, poi c'è stato un momento, tu l'hai chiamata luce, no? E quindi l'importanza, hai detto, della vita, cioè ho sentito che sono vivo. E questo è accaduto anche per me. C'è stato un momento in cui ho sentito di morire in qualche modo, anzi forse l'avevo anche pensato. E grazie a loro, nel relazionarmi con i ragazzi che in quel momento vivevo e nel donare quello che sentivo, mi è accaduto quello che descriveva Marco, cioè quello di sentire di essere vivi. Ed è stato il perdono che mi ha permesso di aprirmi a questo spazio. Infatti con i ragazzi abbiamo condiviso che quando ci sono quei fenomeni, no, che vengono chiamati come il bullismo o tanti altri aspetti, a volte anche farsi del male da sé, non sono altro che fenomeni che in pedagogia vengono chiamati eccesso di mondo, eccesso di io, ma hanno un'unica radice, che è la dimenticanza di sé. Il perdono è uno di quei valori che ti permette di ricordare ciò che sei, ma non chi sei come persona, quello lo attraversi, ma ciò che sei nella tua essenza di persona. E quindi da adulta quello che vedo in loro è questa possibilità, se noi li guardiamo con questo sguardo e attraverso il perdono. E poi c'è la ragazza che è me, che rivive tutti i traumi della scuola, quindi probabilmente per quello che l'ODV mi manda a scuola, perché ancora devo rivedere ancora un po' di cose. E poi c'è la natura essenziale che ci abita, dove non c'è nessuna differenza, dove siamo vita fondamentalmente. Ed è quello che mi permette di relazionarmi a loro, che è quello che ci permette di entrare in un carcere e semplicemente donarci e parlare di perdono. Quindi il mio augurio non è solo per i ragazzi. Io credo che loro siano già sulla strada. Sta a noi il mio augurio che tutti noi ci ricordiamo qual è questa strada e gliela indichiamo e troviamo dei modi per indicarla. E soprattutto che li ascoltiamo e ascoltiamo anche la strada che loro ci indicano. E allora adesso lascio l'ultima parola a Marco per salutarci. Marco, ci saluti e volevo ringraziarti. Volevo ringraziarti per la tua presenza nonostante l'incidente. E si sente la forte resilienza, questa capacità di esserci al di là di quello che c'è e soprattutto la gratitudine che porti per la vita in generale. Quindi grazie. Come? Grazie. Ah, ieri era il tuo compleanno, Marco. Sì. Posso? Sì, vai, vai. Ok, vabbè, grazie a voi, veramente. Quello che hai detto è bellissimo. Credetemi, il perdono ti fa sentire importante anche, perché quando tu perdoni ti viene naturalmente, non lo decidi tu, ti arriva da dentro. Dall'altra parte vedi che si crea un'energia talmente bella di amore che tu dici: ho reso una persona felice, ma la prima persona felice sei tu. L'altra cosa importante è che
Prima ho sentito Daniel che ha detto: quando a volte ti succedono delle cose terribili, però ti danno alla fine la possibilità di cambiare vita, di trasformarti. Ed è vero, perché io oggi sto facendo qualcosa di fantastico, giro nelle scuole, parlo con i ragazzi, mi assaporo ogni momento. Probabilmente prima tutte queste emozioni non le avrei potute avere. E voglio chiudere con una piccola riflessione, ragazzi. Ogni volta che prendete, tra virgolette, delle legnate e le superate, è impagabile l'emozione che avete, perché vi rende veramente forti dentro, e questa è la bellezza della vita. L'ultima suggestione che vi dico è: guardate quel quadro che avete di fronte all'altare, guardate quant'è bello queste due persone che si abbracciano, ma volete a fianco metterci un quadro di due che bisticciano, ma non ce n'è. L'abbracciare, l'emozione, se tutte e due alzassero la testa, uno protegge le spalle dell'altro, e questa è la bellezza di stare insieme, questa è la persona, la bellezza della condivisione, questa è la bellezza del perdono. Io vi racconto un piccolo aneddoto, chiudo. Ero al Salone del Libro, una signora è venuta e mi ha detto: Sor Barbara, le devo chiedere scusa, perché quando lei è stato arrestato ho detto di tutto e di più su di lei, ma proprio ha scritto delle cose bruttissime anche su di me. E io gli ho detto: ma lei oggi ha capito che io sono innocente? Sì. Io non è che la perdono, la ringrazio, perché io dall'altra parte avrei fatto la stessa cosa, probabilmente. Allora oggi ho fatto forse capire a una persona che prima di andare a giudicare forse bisogna conoscere. E con quella persona io mi sono abbracciato e ho avuto un'emozione paurosa. Oggi questa signora, l'altro ieri, mi ha chiamato e mi ha detto: Marco, ti posso accompagnare io giovedì al Salone del Libro? Per cui se io questa persona mi fossi girato malamente, avrei creato rancore, e invece con un piccolo sorriso abbia risolto tutto. Per cui sono io che dico grazie a voi, che anche se sono attraverso un video, però credetemi, mi avete trasmesso tanto tanto tanto. Grazie, a prestissimo. Grazie Marco.